Immagina di camminare nella foresta amazzonica tropicale. A un certo punto devi fermarti perché un grosso tronco ti blocca il cammino. Impavido ti avvicini a questo enorme ramo. Ma proprio mentre cerchi di scavalcarlo, inizia a muoversi. È il serpente più grande che tu abbia mai visto, l'anaconda verde. Sei tu il fortunato che si è imbattuto nel serpente più pesante e lungo al mondo? Sembra di sì. Il rettile sembra essere almeno 3 volte più lungo e 2 volte più pesante di te. Cerchi di ricordare tutto quello che sai sugli anaconda. L'anaconda verde fa parte di una famiglia di serpenti chiamati costrittori. Non sono velenosi. D'altra parte, sono noti per avvolgere il loro corpo intorno alla preda e stringere. Stringere! Finché è troppo tardi. Dopo aver compiuto il misfatto, questi serpenti giganti spalancano la bocca molto, molto ampiamente e poi ingoiano il loro pasto tutto intero. Gli anaconda sono noti per mangiare maiali selvatici, capibara e caimani, rettili simili a coccodrilli che possono raggiungere i 2,5 metri di lunghezza. Alcuni anaconda si cibano anche di giaguari e cervi che possono pesare fino a 45 kg. Come ci riescono? La mascella inferiore del rettile non è fusa e le sue parti sono tenute insieme da legamenti elastici. Lo stesso vale per la mascella superiore, che ha 2 parti indipendenti. Le mascelle dell'anaconda possono muoversi indipendentemente l'una dall'altra. Tutto questo permette al serpente di aprire la bocca a più di 150 gradi. Per noi umani questo angolo è di 40 gradi al massimo. Ecco perché l'anaconda può ingoiare qualcosa di molto più grande della sua testa. Cosa ancora più inquietante, gli anaconda hanno 4 file parallele di denti che puntano all'indietro sulle mascelle superiori. Questi denti aiutano i rettili ad afferrare le prede. La mascella inferiore ha altre 2 file per una presa migliore. Gli anaconda sono predatori da agguato. Ecco perché noti il rettile solo dopo esserci quasi inciampato. Tendono ad aspettare che un animale ignaro si trovi alla loro portata. Quando accade, si lanciano all'attacco. Comunque, torniamo alla tua situazione. L'unico pensiero nella tua mente sembra essere: questo rettile gigante mi inghiottirà? Cerchi di allontanarti il più velocemente e silenziosamente possibile. Sfortunatamente, questo non aiuta. Anche se non emetti alcun suono, il serpente percepisce le vibrazioni prodotte dai tuoi movimenti. In un batter d'occhio si lancia verso di te. Ti sembra anche abbastanza fulmineo. In realtà, però, la velocità dell'anaconda non supera gli 8 km orari. Nonostante l'aspetto terrificante, questi serpenti sono piuttosto goffi sulla terraferma. Ma sono molto più agili in acqua. Lì possono muoversi 2 volte più velocemente, a 16 km all'ora. Inoltre, possono rimanere sott'acqua fino a 10 minuti alla volta. Da dove vengono tutte queste informazioni? Il tuo cervello sta cercando di distrarti? C'è un enorme serpente, grande quanto il braccio di un adulto, avvolto intorno a te. Non aiuta il fatto che tu conosca l'esatta forza di schiacciamento del rettile. Più di 60.000 kg forza per metro quadrato. È come se un elefante si sedesse sul tuo petto. Il rettile controlla il battito cardiaco della preda. È così che sa che è morta. Di solito gli animali non sopravvivono al suo abbraccio. Ma, per fortuna, sei andato a fare una passeggiata nella giungla vestito con una tuta protettiva super resistente. Così riesci a rimanere intatto. La tuta ti fornisce anche ossigeno, il che aumenta le tue possibilità di sopravvivenza. I tuoi pensieri vengono interrotti da una bocca gigante che si chiude intorno alla tua testa. Il serpente inizia a muovere le mascelle intorno e sopra il tuo corpo, cercando di spostarti nell'esofago, il tubo che collega la bocca allo stomaco. Fortunatamente, le zanne dell'anaconda servono solo a trattenere la preda, non a mordere, e non contengono veleno. Tuttavia, la vista davanti ai tuoi occhi è terrificante. Improvvisamente ti rendi conto che è un bene che indossi la tuta protettiva. Se non l'avessi, probabilmente annegheresti. Non è uno scherzo, gli anaconda producono un sacco di saliva. Non possono masticare il cibo e ingoiarlo, è un processo molto più complicato che per altri animali. All'interno della bocca del serpente ci sono diverse ghiandole che producono saliva per inumidire la preda. La sensazione successiva è che qualcosa ti stia stritolando. Le tue costole urlano in protesta. Questo perché l'anaconda ha 2 fasi di deglutizione. Prima i muscoli si stringono e spingono il cibo lungo il corpo del rettile.
è quello che stai vivendo in questo momento. Successivamente, l'anaconda muove e piega il corpo e la colonna vertebrale in modo che le costole spingano contro la preda. Questa pressione rende il cibo più piccolo. Se fossi in grado di vedere l'intero processo di deglutizione, sembrerebbe che il serpente stia strisciando su di te. Ti senti a disagio, fa caldo, non riesci a muovere un arto. Beh, vieni costantemente piegato e allungato perché il rettile ti sta trasportando nello stomaco. Qualche tempo dopo i movimenti cessano. Sembra che tu sia arrivato a destinazione. Se potessi vedere il serpente non solo dall'interno, ma anche dall'esterno, noteresti che il suo stomaco è terribilmente gonfio. Ha anche una chiara forma umana. Questo è possibile perché il serpente non ha lo sterno. Le costole del rettile sono libere di muoversi e possono allargarsi in modo molto marcato. Ora che sei al sicuro nel serpente, il rettile inizia a muoversi. Che succede? L'anaconda sta cercando un posto sicuro per digerirti. Il fatto è che la tua enorme presenza nel suo stomaco gli rende difficile muoversi. Ed è piuttosto pericoloso. Inoltre, il suo corpo sta per impiegare molte energie per digerire un pasto così abbondante. Gli anaconda, come tutti i serpenti, sono a sangue freddo. Hanno bisogno di un luogo caldo per accelerare il loro metabolismo. Un serpente può avere grossi problemi di digestione. Lo stomaco dell'anaconda produce potenti acidi ed enzimi che dissolvono prima le cose più morbide e poi quelle più dure. Se non avessi la tua fantastica tuta a proteggerti, il serpente non ci metterebbe molto a digerirti. I suoi acidi gastrici possono persino affrontare la pelle dura del caimano. Grazie alla protezione, però, potresti trascorrere diverse settimane nello stomaco del serpente, illeso. Purtroppo, questo non risolverebbe il problema dell'assenza di cibo. E ora la buona notizia. Tutta questa situazione è inventata. Un'anaconda non vorrebbe mangiarti, o almeno ingoiarti intero. Sei troppo grande per essere un buon pasto. Se il rettile ti mangiasse, rimarrebbe sazio per un mese o anche di più, è vero. Ma allo stesso tempo ci metterebbe troppo tempo a digerire. Questo processo lo renderebbe lento e goffo, e invece di essere un predatore temuto, potrebbe diventare lui stesso una preda. Se fossi attento, il serpente probabilmente non ti presterebbe molta attenzione. Ma se il rettile ti percepisse come una minaccia, nessuno sa cosa potrebbe accadere in quel caso. D'altra parte, se il serpente in cui ti sei imbattuto non fosse stato un'anaconda ma un pitone, beh, sono i serpenti più lunghi al mondo, possono raggiungere i 9 metri. Sono stati documentati casi di pitoni che hanno inghiottito persone. Alcuni sono difficili da dimostrare perché sono avvenuti prima che potessero essere riportati o perché si sono verificati in aree remote e non ci sono stati testimoni. Ma alcuni sono stati documentati e confermati dalle autorità. Sembra inquietante. Quindi, per favore, allontanati da quel serpente che giace sul tuo cammino. Con molta attenzione. Bene, non hai fatto sentire l'anaconda in pericolo, per cui non ha intenzione di scagliarsi contro di te.